Dunque, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo delle robe di cui parlare veramente, veramente incredibili ragazzi. L'argomento di punta, ovviamente l'avete sicuramente letto nel titolo, ci sono degli aggiornamenti incredibili riguardo i regali ragazzi. Abbiamo addirittura delle immagini che confermano quanto Epic Games sia veramente vicino a rilasciare finalmente la possibilità di mandare regali ai nostri amici. Parleremo anche in questo video del pacchetto di Twitch Prime, quindi ragazzi sapete è saltato la scorsa season, torna finalmente in questa, quindi lo farò vedere e speriamo di trovare il modo di poterlo recuperare gratuitamente come abbiamo fatto già per il primo Twitch Prime, e vedremo anche ragazzi altre novità relative al futuro di Fortnite. Mi raccomando però, vi ricordo sempre ragazzi, se vi piacciono i miei video, di lasciare un bel pollicione in su, soprattutto iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità di Fortnite. Ma oggi ragazzi voglio farvi una domanda, la mia solita domanda, dove voglio leggere i vostri commenti proprio qua sotto. Sapete che li leggo, vi metto i cuoricini, mi fa un sacco piacere ragazzi leggere le vostre risposte, e la domanda è semplicissima: qual è il vostro orsetto preferito? Sapete che ce ne sono tre: quello rosa, quello americano e quello normale. Ditemi qual è il vostro preferito. Quindi ragazzi, bando alle ciance, andiamo subito dentro a vedere il nuovo video e parliamo direttamente del nuovo pacchetto Twitch Prime, ragazzi. Voglio farvi vedere subito un'immagine. 3, 2, 1, sgadan! Eccolo qua, ragazzi, il nuovo glider, il nuovo deltaplano relativo al pacchetto Twitch Prime. Come vedete ragazzi è purtroppo un'ulteriore nuova replica del deltaplano, adesso non mi ricordo il nome, quello che comunque in poche parole lo abbiamo visto sia nella versione per i calciatori che nella versione per il pacchetto della PS4 che nella versione non mi ricordo quale. In poche parole ragazzi, il nostro classico deltaplano viene ricolorato di verde e farà parte del pacchetto Twitch Prime. Insieme al deltaplano però ragazzi sembrerebbe che la skin che andrà a suo seguito sia proprio questa ragazzi, Zdadan! La Dur Burger Femmina. Come sappiamo ragazzi è stata tolta qualche settimana fa dai file di gioco, non sapevamo il perché, e alcune voci che stanno girando su Reddit e anche da alcuni YouTuber dicono che questa è la skin del Twitch Prime. Ovviamente avrà sicuramente un piccone e un backpack dedicati che ancora purtroppo non sono stati trovati nei file di gioco, e oltre a tutto questo dovrebbero arrivare anche dei V-Bucks, ma questo non è ancora confermato. A me personalmente ragazzi la skin del Dur Femmina piace parecchio, non è male, niente di esagerato, ma è stata fatta abbastanza bene. Vedremo se ci andrà con quel piccone. Io vi dico quello che leggo, ragazzi. Tenetelo sempre con le pinze, perché c'è sempre da capire bene se quello che dicono sono robe ufficiali o sono dei leaks. Ma ragazzi, ovviamente, siamo qua per parlare dell'argomento più importante del video. Ovviamente i regali, ragazzi. Chi non vuole finalmente utilizzare questa funzione per regalare o per farsi regalare degli oggetti che magari mancano alla nostra collezione? Un po' come lo scambio delle figurine, diciamo, ragazzi. Insomma, sicuramente una funzionalità che farà davvero brutto nel nostro Fortnite. E voglio farvi vedere la prima immagine, ragazzi. No, ho sbagliato. Parliamo di un'altra cosa prima, ragazzi. Parliamo di una funzionalità che è stata trovata nei file di gioco per quello che riguarda i picconi. Sembrerebbe, ragazzi, che tra qualche patch, potrebbe già essere la prossima, ma secondo me fra
2 o 3 patch, ci sarà la possibilità di utilizzare come backpack il nostro piccone. Ed è una figata, come vedete ragazzi, viene aggiunta una sezione nel riquadro relativo agli zaini, e abbiamo anche un'altra immagine che fa appunto vedere come questo dovrebbe essere un carburo. Sì, questo è un carburo, no, questo è un Omega, che ha come backpack il piccone del... quello lì è l'archetipo, se non ricordo male. Quindi ragazzi, nuova funzionalità probabilmente in arrivo: per chi non vuole uno zaino potrà utilizzare il piccone come zaino. Molto molto interessante. No, parliamo adesso davvero ragazzi di quello che vi avevo detto, dei regali. E come vedete ragazzi, ci sono i primi file che sono stati recuperati nelle stringhe di codice dall'ultima patch di Halloween, che affermano e confermano che sono davvero pronti. Package name, queste sono delle chiavi. Battle Pass Gift Receive, quindi sembrerebbe che si possono inviare anche regali relativi agli oggetti del Battle Pass. Io non lo so, spero di no, se devo essere sincero, per quello che riguarda ad esempio chi ha il cavaliere nero della Season 2. Immaginate che si possa regalare un cavaliere nero a dei giocatori che magari non hanno affrontato la Season 2. Non lo so. Come vedete ragazzi, sotto abbiamo la seconda riga, generic message receive, che vuol dire che gli si può inviare un messaggio tipo un biglietto di auguri, send gift e gift select. Ma avevo detto le immagini e finalmente ragazzi, eccola qua, questa è la prima immagine ufficiale che sembra essere davvero relativa e reale ai regali. Come vedete ragazzi, abbiamo ben 4 tipi di regali diversi: viola, rosso, giallo e blu. E come vedete si può selezionare il tipo di regalo che si vuole inviare e scrivere un messaggio proprio sotto ragazzi. La cosa veramente particolare è che se andiamo a guardare in basso a sinistra, vedete che selezionando il regalo rosso sembra che ci siano da spendere 500 V-Bucks. La domanda che mi sorge spontanea è: i V-Bucks cambieranno in base al regalo che si vuole inviare o quel regalo è solo un fattore estetico? Nel senso, vuoi dire che per ogni rarità di oggetto che si vuole inviare ci sarà un costo di V-Bucks differente? Secondo me sì, e ci sta anche che costi V-Bucks regalare gli oggetti, perché vuol dire in poche parole che si azzerano le possibilità di creare multipli account, per dire, per mandarsi la roba. Io credo, cioè pensandoci bene, uno potrebbe crearsi 4 account, hai capito, e si manda la roba, nel senso, non ha molto senso come cosa. Quindi spendere dei V-Bucks ci sta assolutamente un botto. Infatti, come vediamo in questa immagine ragazzi, abbiamo addirittura la schermata relativa alla ricezione di un regalo inviatoci da un amico. Questo è il blu, come si dice, someone wonderful send you a gift, qualcuno di meraviglioso ti ha inviato un regalo. Qua ovviamente dice from yourself, perché penso sia un account degli sviluppatori, quindi stavano provando appunto la funzionalità. E come vedete ci arriverà un'immagine a schermo intero dove noi potremo scegliere il regalo che preferiamo, cioè aprirlo in poche parole. Come vedete, tanti i colori relativi ai regali. Quindi ragazzi, funzionalità dei regali davvero vicinissima ad essere disponibile per tutti. E voglio chiudere questo video ragazzi facendovi vedere non si sa se sia un leak o se sia un concept o se sia vero, perché non ho trovato altro. Questa potrebbe essere, non sarebbe sbagliato comunque pensarci. Come sappiamo ragazzi, l'orso ha più di uno stile, quindi lo troviamo a forma di panda, lo abbiamo trovato nell'evento per festeggiare l'indipendenza americana quest'estate, lo abbiamo trovato rosa nel set Cuori Reali, anche in versione natalizia potrebbe arrivare il nostro orsacchiotto ragazzi. Non lo sappiamo, staremo a vedere. Intanto questa è un'immagine che può farvi sicuramente piacere.
Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che siete in hype per i regali quanto lo sono io. Vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo presto, ciao!